Alberto Turra è un chitarrista e compositore milanese che negli ultimi 15 anni, oltre ai suoi vari progetti, si è anche occupato molto di musica per immagini, quindi soprattutto cinema e teatro. L'etichetta piemontese Felmai ha deciso di pubblicare Filmworks, che è un compendio dei suoi lavori appunto cinematografici più importanti, più rilevanti. È venuto a parlarcene nei nostri studi e l'ho intervistato Leonardo Follieri. Filmworks è un... innanzitutto non è un best of, è un disco che non è un best of perché un best of è qualcosa che riguarda una produzione già accaduta che poi viene raccolta in qualche modo, vengono raccolti dei picchi di questa produzione. In verità questa produzione non è mai stata pubblicata per me, è la mia attività collaterale che ho sempre considerato un po' appunto nascosta rispetto alla mia attività fondamentale di musicista e performer e che però negli anni ha iniziato ad essere vagamente importante nel senso della quantità della musica scritta e quindi con l'uscita di Segantini Ritorno alla Natura di Francesco Fei con Filippo Timi che interpreta il pittore e l'uscita di un altro grosso documentario in Spagna di Daniel Arvizu e Sam Madrigal che è The Origins of Music, si è stabilito che sarebbe stato molto interessante iniziare a raccogliere questa musica fatta fin qua per tutte le collaborazioni che ho fatto per cinema piuttosto che balletto, piuttosto che teatro e si è creato proprio non so, uno sguardo che prima non c'era mai stato, per cui no, non si può chiamare best of di nulla. Non mi sarei mai immaginato 15 anni fa di poter fare un lavoro del genere ed è uno dei motivi per cui sono felicissimo che sia accaduto perché appunto come dicevo non ho mai percepito questo tipo di attività di compositore per il cinema o per il teatro come un'attività principale, l'ho sempre considerata come una enorme e piacevolissima opportunità di volta in volta, ma non come qualcosa che poteva diventare così significativo. In Filmworks le influenze musicali sono molte di più di quelle che normalmente si ascoltano su altri miei lavori, altri miei dischi, nel senso che appunto il confronto con il regista piuttosto che con la committenza in generale è un confronto che apre a mondi che tu semplicemente non consideravi o per disinteresse o per percorso naturale, quindi questa cosa ha fatto sì che in questo disco si possano trovare delle influenze che normalmente non avrei mai considerato, come la musica sinfonica piuttosto che percezione di musica cameristica, archi, ottoni, percussioni orchestrali in alcuni casi, lavori che normalmente poi affronto soltanto con l'aiuto di Ivan Logiusto, che è un mio caro amico fraterno e compositore e musicista che appunto mi aiuta nelle orchestrazioni, negli arrangiamenti. Quando c'è una concomitanza di intenti per cui quello che faccio di mio normalmente piace molto al regista, a quel punto si ha un'immediata coincidenza. Thank you.
In questo disco si possono ascoltare influenze che vanno dal Neil Young di Dead Man a qualcosa di Gustavo Santaolalla, piuttosto che, appunto, come dicevo prima, la musica orchestrale, tra il contemporaneo e il cameristico, tanto qualcosa di blues, che di fatto è la matrice della mia ispirazione da quando sono ragazzino. In Filmworks non ci sono soltanto brani miei, ci sono due versioni che sono nel film The Origins of Music di cui parlavo prima, una versione del Bolero di Ravel e una versione di Blue Velvet. E nello specifico, come dicevo prima, spesso non ci sono brani completamente miei, nel senso che parte dei brani orchestrali sono cofirmati con Ivan Lo Giusto, prima citato. Altri progetti, al di là del fatto che è appena iniziato il Filmworks Solo Tour, di conseguenza il fatto che portare in giro tutti i musicisti che hanno suonato in tutte queste composizioni sarebbe stato impossibile, costosissimo, quindi lo porto in giro da solo. Un tour, la prima parte del tour dovrebbe finire a fine aprile. E questo è l'impegno principale per questo momento. Sto preparando. C'è in previsione di preparare altri tour di cui parlerò a breve. Thank you.